Siamo molto orgogliosi perché insomma, sono passate quasi 4.000 persone in una settimana e il Presidente della Repubblica, il Ministro della Cultura, il Presidente della Regione, la Provincia, i sindaci, veramente. E poi tutte le sere pieno zeppo di gente, quindi un grazie al Sindaco di Pesaro che ci ha aiutato sia per la presenza di Mattarella ma anche per metterci alla prova per la prima settimana, perché era molto anche rischioso, perché se non c'era tutta la gente tutte le sere, con una forte diversificazione anche degli spettacoli in questa settimana. Il teatro, una prova enorme, è un teatro di 336 posti che si aggiunge al Teatro Branca di 150 posti a Sant'Angelo in Lissola, quindi questa città oggi ha due teatri. E quindi la settimana della cultura per noi è stata davvero straordinaria, grazie a Pesaro, alla collaborazione al sindaco Matteo Ricci. L'abbinamento anche con l'inaugurazione del Teatro Santi a Vallefoglia, sempre con il presidente Mattarella, ha aggiunto un valore in più, perché ha aggiunto il valore di un investimento importantissimo che Vallefoglia ha fatto, un teatro molto bello, molto funzionale, che si inserisce dentro la rete dei teatri provinciali e regionali e ci consentirà di essere più attrattivi anche rispetto agli eventi che vorremmo organizzare nei prossimi anni. Del resto il nostro obiettivo è quello di valorizzare il territorio. Vallefoglia, sapevamo che partire con Vallefoglia sarebbe stato un successo assicurato, non a caso è stata una settimana di eventi stracolmi di persone, a dimostrazione che quando c'è un comune lungimirante come Vallefoglia che investe in cultura, la gente risponde e questo sarà anche un grande viatico per il futuro, perché l'obiettivo della capitale della cultura è cambiare i prossimi 10 anni. Abbiamo fatto già parlare di Pesaro nelle prime settimane della provincia di Pesaro Urbino tantissimo e questo avrà un effetto sicuramente positivo, non tanto nei prossimi mesi, ma soprattutto nei prossimi anni. È andata molto bene nel senso che sono stati realizzati 7 spettacoli, uno ogni sera e tutte le sere c'è stato il pieno, la gente ha risposto, i cittadini di Vallefoglia e di tutto il comprensorio hanno risposto a queste proposte culturali. Sono state delle proposte differenziate, nel senso che abbiamo avuto della musica lirica sinfonica, abbiamo avuto del jazz, abbiamo avuto un coro, una banda, una compagnia dialettale, quindi la diversificazione delle proposte sicuramente ha favorito l'affluenza delle persone, è stata molto, molto numerosa e molto interessata, devo dire. Il pubblico ha gradito il tipo di proposta e soprattutto, secondo me, è stato anche attirato molto dalla novità della struttura, il fatto che fosse un nuovo teatro e quindi erano, diciamo, interessati e, mi permetto di dire, orgogliosi di avere nel territorio un nuovo teatro.